Nel paziente ricoverato siamo abituati a valutare l'impatto economico di una determinata terapia considerando il costo legato alla terapia stessa e i potenziali benefici in termini di riduzione di tempi di degenza. Questo è certamente valido quando consideriamo la procalcitonina, che è un biomarker che, se utilizzato correttamente, è associato ad una riduzione dell'utilizzo dell'antibiotico terapia, ad una riduzione della durata dell'antibiotico terapia stessa e che quindi può portare ad una riduzione dei tempi di degenza. In questo ambito, però, dobbiamo certamente considerare l'insorgenza di effetti collaterali frequenti, come per esempio infezioni secondarie, come l'infezione da Clostridio difficile, o altri tipi di effetti collaterali, come l'insufficienza renale o il peggioramento della funzione renale. È chiaro quindi che l'utilizzo improprio dell'antibiotico terapia può portare certamente a un peggioramento della prognosi dei nostri pazienti, ma chiaramente porta anche ad un maggior utilizzo di risorse in ambito ospedaliero.